Ma cosa sono queste puntarelle? Come si usano? In pratica, all'interno della nostra cicoria troviamo loro i talli, ovvero i germogli. Questi qua sono teneri, croccanti allo stesso tempo e si possono consumare sia crudi che cotti. Di questi ovviamente si mangiano sì i talli, i germogli, ma anche ovviamente le foglie, come se fosse una qualsiasi cicoria. Ma vediamo come si puliscono. Iniziamo separando le foglie esterne che useremo per un'altra ricetta. Poi stacchiamo anche i talli uno a uno e le foglioline piccole da questi ultimi. A questo punto dobbiamo fare un taglio per eliminare la parte più dura, dove esattamente lo capirete tastando. Vedete, questa è la parte più dura e questa invece è la parte più tenera. Noi tagliamo in mezzo. Se sono spessi li peliamo in questo modo e poi io ho deciso di farli alla romana, quindi tagliati sottili sottili, tuffati in acqua, ghiaccio e limone e lasciati riposare in frigo per un'ora per farli arricciare. Una volta scolati li ho conditi con aglio, olio, sale e aceto. Ma si possono fare anche cotti, stufati al vapore, in padella, per condirci una pasta.